Torneranno a scuola, questa volta però non come studenti, ma per svolgere un tirocinio formativo. Sara e Bernardo sono i protagonisti del progetto Opus, nato grazie ad un protocollo d'intesa firmato tra il comune di Castiglion Fiorentino e l'ISIS Giovanni da Castiglione. Un percorso che mira a gettare le basi di un ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro, rivolto a persone con fragilità. Sara metterà al servizio degli studenti le sue competenze linguistiche e la sua velocità di scrittura al PC. Si pensava, soprattutto nelle ore in cui gli studenti fanno letteratura inglese e francese, che Sara potesse prendere gli appunti in lingua per gli studenti e fornirli poi a tutti gli studenti. Bernardo invece si occuperà dei laboratori di informatica, meccanica ed elettronica con la catalogazione dei materiali. Manca a Bernardo un pochino la conoscenza delle attività e delle competenze informatiche, e attraverso questo tipo di lavoro, questo tipo di inserimento e di tirocinio lui potrà sviluppare queste. La finalità è proprio di accompagnare, di rendere molto più sereno il passaggio che porta dalla fine del ciclo scolastico all'inizio poi del loro percorso di vita. Il sindaco Mario Agnelli pone l'accento sul tema della dignità per i giovani che si relazionano con il mondo del lavoro. Gli deve essere riconosciuta questa dignità anche da chi offre lavoro, perché va bene anche lavori umili, va bene anche partire da zero, ma c'è un livello che ci obbliga a tenere in considerazione i giovani, in particolare i più deboli tra i giovani.